Ciao ragazzi, oggi vi parlerò delle gouache. In italiano si dice guazzo, ma a me il suono di questa parola proprio non piace, quindi concedetemelo, li chiamerò gouache. Le gouache sono molto simili agli acquerelli. La differenza sostanziale tra acquerelli e gouache è che le gouache possono essere completamente opache, a differenza dell'acquerello. Anche se nell'acquerello abbiamo diverse gradazioni poi di trasparenza, opacità, ma quello è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Comunque, era da tanto tempo che volevo provare queste gouache e finalmente ce le ho. Ed eccomi qui con voi a provarle. Mi sono chiesta, faccio un po' degli studi e poi quando divento bravissima condivido il tutto con il popolo di YouTube? Oppure facciamo questa esperienza insieme di crescita? E la risposta è stata, ma sì, facciamo questa esperienza di crescita insieme. Quindi siate buoni con me perché vi mostrerò i miei primissimi esperimenti. In questo modo vi dico quali sono state anche le mie prime impressioni sulla gouache, perché sembra molto simile all'acquarello, però all'atto pratico ho riscontrato delle differenze sostanziali nel modo di utilizzarle. Quindi andiamo a vedere le gouache. La differenza sostanziale tra acquarelli e gouache è che le gouache possono essere completamente opache, a differenza dell'acquarello. Possono essere utilizzate anche in maniera semi-opaca, possono essere diluite anche con l'acqua, però se le diluiamo con l'acqua, il colore perde consistenza. Di conseguenza avremo un colore che va a sbiadire fino ad essere proprio trasparente sul foglio. Non avremo una tonalità più chiara, differentemente da come succede con l'acquerello, che abbiamo il colore più scuro, aggiungiamo l'acqua e diventa una tonalità un po' più chiara di questo colore. E invece se aggiungiamo del bianco al colore con le gouache, cosa succede? Avremo una tonalità più chiara. Vi faccio vedere. Su una colonna si vede chiaramente che il colore è stato diluito con l'acqua e sull'altra colonna il colore è stato invece miscelato col bianco. Dove io ho diluito il colore con acqua, ad esempio su questa colonna, il colore ha perso consistenza. Ecco, se guardiamo il rosso vediamo che in realtà il rosso è diventato trasparente. Invece dove io l'ho miscelato col bianco ho avuto un passaggio tonale proprio dal rosso più scuro al rosa, diciamo, più chiaro, e avrei potuto continuare fino ad arrivare al bianco. Ecco, quindi se ho l'esigenza di fare delle sfumature, di creare un colore più chiaro, più scuro, il metodo giusto, se voglio mantenere l'opacità del colore, è proprio quello di aggiungere il bianco. Ho anche fatto un'altra prova, cioè provare il colore sul nero. Questo perché? Proprio perché le gouache sono dei colori opachi, o semi-opachi anche, e quindi volevo vedere il risultato sul nero. Devo dire che il colore non è cambiato tantissimo tra bagnato e asciutto, però c'è una differenza tonale che si nota nel momento in cui il colore è asciutto. Questa è una cosa da tenere a mente nel momento in cui andiamo ad utilizzare i nostri colori, perché se vado a creare una tonalità e vado a miscelare un rosso e un giallo per ottenere un arancio, devo essere sicura di avere la giusta quantità di arancio che mi servirà per tutta l'illustrazione dove voglio utilizzare quel colore. Perché se il colore mi finisce e il colore sul foglio è già asciutto, è molto difficile andare a ricreare la stessa tonalità, io direi quasi impossibile. Una cosa da tenere a mente è di avere la giusta quantità di colore prima di iniziare la nostra illustrazione. La prima cosa che ho fatto è stata applicare il nastro adesivo lungo tutto il perimetro del mio foglio e poi tracciare a matita il mio disegno, che è un po' la stessa cosa che avrei fatto se avessi realizzato un'illustrazione ad acquarello. Quindi fin qui tutto uguale come gli acquarelli. Prima differenza con gli acquarelli, invece di mischiare i miei colori sulla solita tavolozza, ho usato questi contenitori. Li ho utilizzati perché hanno il tappo e quindi nel momento in cui io finisco di dipingere, se ho del colore che resta inutilizzato, posso chiudere il tappo e il colore non si asciugherà. Perché una cosa importante da sapere sulle gouache è che se il colore si asciuga, per riattivarlo occorre l'acqua, ma nel momento in cui diluiamo il colore con l'acqua per riattivarlo, il colore perde un po' quella consistenza, quella sorta di cremosità, proprio perché stiamo aggiungendo l'acqua. Quindi non è che otteniamo esattamente lo stesso colore. Allora ho pensato di utilizzare questi contenitori e se resta del colore chiudere il tappo, così quando lo riutilizzo ho di nuovo lo stesso colore senza dover aggiungere né acqua né altro colore. Ho applicato il primo strato di colore e, come accennato prima, per schiarire il colore adesso devo aggiungere il bianco. Adesso applico il secondo strato di colore più chiaro.
comincio a miscelare anche questi colori insieme. Il primo strato di colore che ho applicato non è ancora asciutto e quindi posso lavorare i due colori insieme andando semplicemente su e giù col pennello. E fin qui tutto procede bene. Ecco, una cosa che non avevo considerato è proprio che le gouache sono coprenti, perché ho ben pensato di passare col colore sui tratti che avevo disegnato, pensando, ma sì, tanto posso ripassare col colore. Ecco, non avevo considerato che le gouache sono coprenti, quindi sì, posso passare il colore, ma vado a coprire le linee che avevo disegnato. Cosa da tenere a mente per la prossima volta? I colori sono molto pastosi e finché il colore ancora non è asciutto, passando un altro strato di colore, in pratica andiamo a mischiare il primo strato col secondo strato di colore, che in questo caso per realizzare la sfumatura del cielo diciamo che mi è servito, anche perché poi ho deciso di cambiare leggermente la tonalità del cielo e quindi il fatto che i colori si mischiassero mi è stato di grande aiuto. Diversamente da quando ho dipinto le mie montagne, infatti ovviamente non volevo che le montagne si fondessero col cielo, quindi ho aspettato che il cielo si asciugasse e poi ho cominciato a dipingere le montagne. E una cosa che ho notato è che se si comincia a lavorare un po' troppo sulle montagne, quindi andare avanti e indietro, spennellare dove c'è il cielo dipinto, il colore delle montagne, siccome è bagnato, va a riattivare quello sottostante e quindi si mischia col cielo. Quindi prima di andare a lavorare ancora sulle montagne e di applicare strati più chiari o più scuri di colore, aspetto che le montagne si asciughino. Ho cominciato quindi ad applicare uno strato di colore più chiaro sulle montagne applicandolo un po' a chiazze. Man mano che ho applicato il colore poi l'ho anche schiarito con delle chiazze più chiare e diciamo che la prima impressione della differenza tra acquerelli e gouache che le gouache sono molto più pastose e quindi nel momento in cui le andiamo a diluire con l'acqua dobbiamo anche capire quanto vogliamo diluirle. Infatti se mettiamo troppa acqua diventano trasparenti e molto brutte da lavorare su uno strato già opaco, perché ovviamente non abbiamo più quella coprenza che avevamo. E se invece mettiamo poca acqua sono un po' troppo pastose e quindi viene anche un po' difficile mischiarle con gli altri colori. Un'altra cosa che ho notato è che nel momento in cui vado a lavorare se il colore si asciuga è un po' difficile capire insomma quale altro passaggio fare, perché come avevo detto anche in precedenza nel momento in cui il colore si asciuga la tonalità cambia leggermente e quindi probabilmente vedrete già delle parti nel mio disegno in cui il colore si è asciugato. Ecco, la prossima volta devo mettere più colore così che il colore non si asciuga mentre sto lavorando. Ho aspettato nuovamente che il colore si asciugasse e inizio ad applicare il bianco. Anche qui lo applico un po' a chiazze. Mi piace questa cosa di avere delle chiazze di colore, di non mischiarle troppo tra di loro. In questa illustrazione non ho lavorato tantissimo con le sfumature perché mi piace questa tecnica di lasciare il colore un po' a chiazze, però qualche sfumatura l'ho realizzata. E la prima difficoltà che ho avuto è stato capire come realizzare le sfumature. Infatti con gli acquerelli basta aggiungere un po' d'acqua e invece qui devo aggiungere il colore e devo stare attenta a mantenere anche la stessa densità di colore. Quindi se voglio schiarire il colore devo aggiungere il bianco, se invece lo voglio scurire devo aggiungere il nero. E diciamo che la cosa difficile è capire qual è la giusta densità di colore. Quindi la cosa bella delle gouache è che in qualunque momento, come vedete, posso coprire quello che avevo fatto e dipingerci su. Quindi se faccio un errore, se una zona la dipingo troppo chiara o troppo scura, posso sempre tornare indietro e cambiare. Cosa che invece non è sempre possibile con gli acquerelli, perché infatti con gli acquerelli se su un colore più chiaro vado ad applicare un colore più scuro, di certo non posso tornare indietro. Ecco, questi colori che sto utilizzando sono della Winsor & Newton e sono molto coprenti. Attenzione quando comprate le gouache perché non tutte sono così coprenti.
Ci sono addirittura delle guasce che sono ancora più coprenti di quelle che sto utilizzando io, ma siccome per me è tutto nuovo, ho pensato che Winsor & Newton andassero bene per me. Adesso sto disegnando delle sagome di alberi con una gouache nera. Ecco, questa è un'altra differenza che c'è tra acquarello e gouache. Quando faccio i miei acquarelli, molto spesso utilizzo dei pennini neri per fare dei piccoli dettagli ed avere una copertura totale di nero. Sulle gouache, siccome il colore è più pastoso, è più denso e abbiamo proprio uno strato di colore, se vado a scriverci su con un pennino come quelli che uso sugli acquerelli, in pratica graffio il colore, così vado a disegnare questi piccoli dettagli direttamente con la gouache nera che è coprente e non utilizzo i pennini. Se ricordate, prima avevo detto che il colore cambia quando è asciutto e infatti sto aggiungendo ancora del bianco perché il colore si è asciugato e quel bianco che avevo aggiunto prima non mi sembrava poi così brillante, quindi voglio aggiungere degli altri strati di bianco. La mia illustrazione è quasi finita, adesso il colore è asciutto e utilizzo la stessa tecnica che utilizzo con gli acquarelli per disegnare le stelle sul cielo, ovvero una gouache bianca che vado a schizzare con un pennello su tutto il disegno, ovviamente coprendo la parte dove non voglio le stelle. Finito con le stelle vado a disegnare la luna e anche qui mi rendo conto che devo stare veramente attenta perché e se spennello troppo il bianco vado a riattivare il colore sottostante e devo dirvi che al primo passaggio a me questa luna sembra un pochettino rosa, una sorta di lilla molto chiaro, quindi credo che passerò il colore due volte. Adesso l'illustrazione è finita, rimuovo lo scotch e devo dire che mi piace molto, mi è piaciuto molto dipingere con dei colori coprenti e devo tenere a mente di mischiare i colori tra di loro e non diluirli con l'acqua. Mi piace molto il risultato di questa illustrazione, sicuramente questo è soltanto l'inizio e ho ancora tanto da imparare su come utilizzare le gouache, però devo dire che mi piace tantissimo questa idea di lasciare il colore un po' a chiazze, quindi sfumare sì, ma non troppo. Piuttosto la cosa su cui devo andare a lavorare e capire bene quanto si può lavorare su uno strato prima di riattivare quello sottostante, ecco, per non mischiare troppo i colori, così come ad esempio mi è successo con la luna che è venuta un po' violetta, però in questo caso mi piace, quindi la lascerò così. Vi faccio vedere anche delle altre prove che ho fatto. La mia prima prova è stata questa, quindi questa è stata la prima prova in assoluto, siate buoni, eccola qui. Eccolo qui, quindi un cielo stellato con delle nuvole in cui devo dire che ho riscontrato un po' di difficoltà proprio perché dimenticavo, ecco, di schiarire il colore col bianco e quindi lo diluivo con l'acqua, quindi il colore non era opaco come era inizialmente e non avevo neppure una tonalità più chiara, quindi continuavo a ritornare un po' su questo colore e tornando attivavo anche lo strato sottostante, quindi insomma un po' un caos generale, però insomma poco per volta ho capito poi quali errori avevo fatto e quindi cosa fare e cosa non fare. E vi faccio vedere anche delle altre prove che ho fatto perché mi sono detta sarebbe molto bello realizzare delle illustrazioni molto stilizzate, che poi è il motivo per cui ho voluto provare le gouache, perché differentemente dagli acquerelli sono opache e quindi mi piace questa idea di creare delle illustrazioni molto stilizzate con pochi tratti di colore e questo è quello che ho fatto, quindi queste sono solo un paio di prove, un po' piccoline lo so, ma avevo finito la carta e sto aspettando che mi consegnino la carta. Quindi a me piace molto l'idea di utilizzarli per creare delle illustrazioni stilizzate un po' come queste e penso che continuerò proprio su questa strada, anche se potete creare ovviamente tutto quello che volete, c'è gente che utilizza le gouache un po' come fossero degli oli e potete creare dei paesaggi con, utilizzandoli in maniera opaca o in maniera semitrasparente, come meglio credete. Questa è la mia esperienza che sto condividendo con voi e sicuramente in futuro condividerò anche le altre esperienze che ho fatto. Adesso siamo arrivati alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto, che abbia chiarito magari quali sono le differenze tra gouache e acquerelli, così se anche voi volete iniziare con le gouache sapete un po' cosa aspettarvi. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ne vedrete altri sulle gouache, altri tutorial sugli acquerelli come sempre. E adesso vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!